E grande attrazione all'interno del padiglione Games, qua a Lucca Comics, sono sicuramente i modellini. Ci sono modellini che rappresentano personaggi del mondo dei cartoni animati, personaggi del mondo dei fumetti, e poi ci sono quelli legati al mondo delle fantasy. Infatti qua abbiamo le fatine e i dragoni. Ciao Barbara! Ciao, ciao! Barbara, senti un po', tante persone sono accalcate qua dietro la nostra telecamera, quindi davanti al bancone, stanno impazzendo per i draghi. Molto curiosi, sì, sono cose un po', sono novità, anche perché molto le fatte sono divise in molte edizioni, molte cose particolari, non so, ci sono le fatte della notte, le fatte dei boschi, e sono molto belle da collezionare, molto, poi sono molto varie. Effettivamente sono fantastiche, questi poi proprio nel dettaglio in particolare sono fantastici, con questo effetto fumo, ma come sono fatti? Che materiali sono realizzati? Niente, sono in resina, le fatine sono dipinte a mano, colorate, dipinte a mano, invece queste sono tutte fatte in resina e hanno la particolarità del fumo perché c'è una macchinetta che surriscalda l'acqua e fa questo vapore, questa cosa particolare, molto bella, sì. Sono fantastiche, quindi grazie. Semplicemente con un po' d'acqua fa questo effetto particolare, molto bello. Spalle c'è un contest di videogiochi, questa infatti è l'area dedicata appunto alle ultime uscite. Cosa fai? Non è una discoteca, cosa fai? Cosa fai? Scusa la mia ignoranza, ma chi rappresenti? Ace di One Piece. Chi è? One Piece, tutti all'arrembaggio, quello dei pirati. One Piece? Sì. Da dove vieni? Dal Piemonte. Stai divertendo? Un casino. Allora rimettiti un po', sai? Dai. A Lucca Comics 2009 ho incontrato niente poco di meno che Arale. Ciao tesoro, come ti chiami? Chiara. Chiara? Ci mandi un bacetto? Arale ci ha baciati. Lucca Comics and Games, quindi chiaramente si parla anche di videogiochi, e qua c'è davvero tutto, ovvero le ultime uscite e tutto quello che è anche il vecchio dei videogiochi, vero o no? Abbiamo sì, tanto usato, quindi assolutamente assortiti a livello di usato, ma poi soprattutto promuoviamo le nuove edizioni e le nuove uscite. Facciamo un esempio, quali sono gli ultimi videogiochi che vanno per la maggiore? Già esponiamo Mario Galaxy 2, che in realtà è in edizione del 2010 e l'abbiamo già in esposizione. No More Horses 2, anche lui 33-2010, è già qua in assortimento. E ancora aggiungo The Last Guardian, ovvero 2010 anche lui. E quindi tutte le ultime uscite, le news, davvero le anteprime, sono qua a Lucca Comics. Fermo. Due parole su questa edizione. Ma bellissima, assolutamente gestita bene, simpatiche anche le giornaliste. Yeah.
Ragazzi, cosa state facendo? Stiamo impazzendo. Stanno impazzendo. Allora tu vorrei... No, come? Ci riesce benissimo. Andre, non ce la faranno mai. Io ce la farei subito. Guarda. Sì, me lo immagino. Guarda. Via, no, vediamo no, subito. No, non posso, no, non posso perché... No, non posso perché mi hanno detto di non farlo, perché sennò sarebbe... E allora per... proverò io. Questa è una sfida tra me e lui. Lui non ce la farà mai, mentre io risolverò questo piccolo problema in 30 secondi. Via! Vai! E poi riunirli senza mai forzare, eh? Il capo. Contro te stessa, diciamo. Non ce la farai mai. E voilà! 30 secondi, anzi forse meno, fatemi una... Bravissima! Applausino! Ogni anno a Lucca Comics, perché? Perché è tutto un altro mondo, è tutto... è la mia passione. Tu che personaggio sei? Claude di Final Fantasy. Un saluto. Ciao. Siete e da dove venite? Veniamo da Pistoia e interpretiamo dei personaggi di un videogioco. Di un videogioco che è? World of Warcraft. Siete bellissime, ma questo colore che avete addosso è un colore apposta per la pelle? Cerone acqua. Raccontateci un po' qualcosa di più di questo travestimento. Io so che a Lucca Comics si viene per tutti e quattro i giorni, più o meno se si ha la fortuna. Ci si ferma ad un parcheggio oppure direttamente all'autogrill, quindi da Pistoia a Lucca, e ci si camuffa così, si diventa personaggi, vero? Sì. 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 Raccontateci qualcosa di più. Che è parecchio faticoso, specialmente quando arrivi qui a Lucca e ti devi cambiare, travestire, c'è parecchio lavoro dietro, la costruzione, la ricerca dei colori, però è divertente. Siete bellissime, fate un saluto alla nostra telecamera. No, in realtà è il primo anno che vengo. Come il primo anno? Dai, t'ho già rivisto, dai. Non mai visto, no, è impossibile. Sono venuto a Lucca 7 anni fa per i cazzi miei in gita con la scuola. No, ma non mi dire così, dai, t'ho già rivisto. No, non è la prima volta. Va bene, vengo ogni anno a Lucca, a Comics, perché ho un pass dell'autostrada. Che è schifo! Grande, grande! L'opinione di tutti, sono tutti entusiasti e mi sembra una cosa molto simpatica, soprattutto per voi giovani. Quindi io lei è felice? Vecchietta. Sì, mi piace molto. Oddio, ma riprendevi? Certo. Ah, certo. Faccio un saluto quindi alla nostra televisione. Ciao. Mai ogni anno a Lucca Comics? Perché è piacevole, ti trovi in un giorno all'anno, 4 giorni, in un mondo tutto a parte. Ma da dove vieni? Sono originaria di Caserta. Però vivi a? Cremona. E sei nata? Tanti anni fa, 73.